Allora, eccoci qua e buongiorno a tutti. Pietro Bisanti, scusate, fatemi sistemare bene il microfono così mi sentite bene. Pietro Bisanti on the road, Fiat Uno, GPL, cazzo vi posso dire. Ieri sera sono andato dal mio amico Fabio, che oltre a essere mio amico è un bravissimo meccanico, e quindi se vi serve un meccanico in zona Milano e provincia, Monza e provincia, 340-788-1174, mandatemi un WhatsApp. E sarei dovuto poi rientrare a casa già ieri sera, ma in realtà non sono rientrato perché le strade dell'Oltrepò Pavese, ma non solo naturalmente, sono veramente un disastro di buche, una cosa veramente veramente mai vista. E dato che già ci ho lasciato un ho fatto i trapezzi sempre col mio amico Fabio l'anno scorso, perché ho sputtanato un trapezio proprio in una buca di merda, ho deciso di partire stamattina presto, e piuttosto che ieri sera tardi, almeno con la luce vedo un po' il disastro. Scusate un attimo, questa è proprio la zona più slalom di Borgonovo Valtidone. Cioè, voi adesso hanno riempito di cartelli stradali di andare piano. Madonna, guardate, porca troia. No, niente. Dove cazzo vai tu dietro di me, coglione? Non vedi che è pieno di buche? Vai piano. Scusate il francesismo. Scusate un attimo, arrivo subito, ma qui è bisogna slalomare tutta questa strada perché è piena zeppa di buche. Allora, dovrei essere uscito dalla savana. Allora, la potenza del corpo umano, il gorilla non serve una lara per vivere in salute, primo manuale di girismo sul campo. Un libro pazzesco dove condenso 15 anni di tutto quello che ho imparato sulla salute, sull'alimentazione e non solo. Un libro incredibile. Vi dico solo che lo leggerete in un giorno e dopo averlo letto non potrete più dire io non lo sapevo. In prevendita libri@pietrobisanti.it. Ed ora a bomba! Allora, parliamoci bene chiaro. L'altro giorno ho visto una foto di me in divisa di almeno, se non di più, di 10-15 anni fa, quando ancora per me l'alimentazione non aveva significato, comunque lo aveva poco, quando ero attanagliato da problematiche di salute continue, insomma, quando ero uno sprovveduto malato. Allora, ho guardato questa foto e l'ho raffrontata con la foto di adesso, che ho 48 anni. Allora, potete sicuramente dire che io non sia Brad Pitt, e fondamentalmente a me di essere Brad Pitt non me ne frega un cazzo, ma se devo fare il raffronto fra quello che ero molto più giovane e quello che sono adesso, sono decisamente più bello, più in forma, più sano. E quindi il mio corpo risplende molto più adesso rispetto a molti anni fa. Allora, l'età anagrafica, non possiamo dire che non conti un cazzo. L'età anagrafica conta, nel senso, comunque, indipendentemente dal mangiare bene, mangiare male, vivere bene, vivere male, invecchiamo tutti. Ma c'è una grande differenza. Questo è un discorso che ho già fatto, ma è un discorso che voglio ampliare. Perché voglio ampliarlo? Mi voglio riferire soprattutto, in questo caso, alle donne. Allora, io ho conosciuto veramente poche donne che senza trucco fossero non solo dei mostri, ma anche piacevoli. Allora, la maggior parte delle donne truccale, che la maggior parte delle donne senza trucco farebbero
vomitare un maiale. Questo è un dato di fatto. La donna senza trucco, nella maggior parte dei casi, è un cesso fotonico. Fatto sta che bisogna stare molto attenti in discoteca. Allora, se voi andate su internet e andate a vedere, Madonna quante buche, porca troia, se andate a vedere su internet e osservate moltissimi tutorial o in generale moltissima, non li chiamo influencer perché mi viene da vomitare solo a dire una cosa del genere, se guardate qualche fenomeno da baraccone che fa i video, ecco, questo è il termine giusto, se guardate qualche, molte donne fenomeni da baraccone che fanno video su internet, vi accorgerete di come quando fanno vedere il prima e il dopo, quindi senza trucco e poi col trucco, vi accorgete di come la gente non è che cambi. Fondamentalmente è come se trapiantassero un altro volto, un'altra testa sul corpo di quella persona. Voi non potete lontanamente pensare di come il trucco, come possa farvi diventare come lo zombie di The Walking Dead, possa in realtà trasformarvi in una maniera talmente incredibile da diventare un'altra persona. Ergo, sei un cesso fotonico, ma fotonico vuol dire veramente fotonico, puoi trasformarti in una mega figa che la gente si volta a guardare. Allora, il trucco può avere un perché nel momento in cui viene utilizzato in maniera intelligente. Nessuno sta dicendo che un po' di mascara o un bel rossetto non esagerato a una donna non possano valorizzarla. Ma un conto è essere valorizzati, un conto è trasformare un cesso fotonico in una strafiga. Che poi bisogna vedere fino a che punto il trucco travonico poi possa andare a piacere agli uomini. Ripeto, ho conosciuto poche donne belle senza trucco. Ne ho conosciuta una in particolare, secondo me è veramente bellissima, cioè senza ombra di dubbio probabilmente la donna più bella con cui io sia stato, che non l'ho mai vista in tanti anni mettere un filo di trucco, e in realtà era sempre bellissima. Ma perché era sempre bellissima? Arriviamo adesso al discorso che vi voglio fare. Allora, ognuno ha una genetica di suo, non ci prendiamo in giro, ognuno nasce con una genetica che gli permette naturalmente di apparire in una certa maniera. L'obiettivo del mio video non è insultare le donne che fanno cagare senza trucco, l'obiettivo del mio video è, come al solito, lanciare un messaggio. Quindi che cosa voglio dire? Che la genetica è quella che vi permette di maltrattare più o meno, cioè di avere un margine di maltrattamento del vostro corpo più o meno grande, senza andare a subire i danni di quel maltrattamento. Partendo dal concetto base che maltrattare il proprio corpo è sempre sbagliato, avere delle possibilità, sia a livello di salute che a livello estetico, di passarla liscia non è mai una brutta cosa, anche se molto spesso poi vi spinge, diventa l'alibi per maltrattarvi sempre di più, fino a quando poi tutti i nodi vengono al pettine. Scusate, intanto vado avanti a fare la gincana. Allora, scusate un secondo che mi fermo a fare gas e poi arrivo, abbiate one moment of patience. Eccomi qua. Quindi dicevo, voi non pensate che i miei video siano sempre finalizzati a dover screditare, che poi non è oltre sempre, ma proprio mai. Cioè, qui c'è da mandare un messaggio.
anche perché l'ho visto su me stesso, no? Su come ero e su come sono diventato, cambiando modo di approcciarmi all'esistenza. Quindi ognuno ha una genetica. Nessuno nega che ci sia una bellezza oggettiva. Cioè che alcune persone tu le guardi e dici, indipendentemente dal trucco, naturalmente senza trucco, cioè in modalità naturale, dici, caspita, veramente bello. Oh, da un lato abbiamo due, come posso dire, due alleati nel tentare di avere un aspetto fisico migliore. E apriamo una parentesi, per quanto la gente pensi, ah, io lo amo perché è bello dentro, non prendiamoci per il culo. Il bello dentro lo si scopre dopo. Prima il biglietto da visita è la panza, la faccia, come siete fatti? Non siamo ipocriti, per favore. Detto questo, che cosa voglio dire? Gli alleati che noi abbiamo sono, da un lato, la nostra genetica, la giovane età, e l'unico aspetto su cui invece noi possiamo mettere personalmente noi il nostro impegno, e cioè lo stile di vita. Se voi osservate i giovani d'oggi, moltissimi giovani d'oggi, che sono gente, ma anche ragazze o ragazzi di 16-17 anni, se voi osservate, sono brutti. 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 Che cosa significa questo? Significa che la possibilità che noi abbiamo di... Allora, faccio un salto indietro. Ognuno di noi ha un potenziale. Cos'è il potenziale? Il potenziale è il massimo risultato che in una determinata cosa si può arrivare a raggiungere. Il potenziale di ogni essere umano lo si raggiunge attraverso l'impegno. Cosa significa nel caso della bellezza fisica? Che se tu sei fondamentalmente di tuo, geneticamente sfortunato, non puoi maltrattare il tuo corpo come gli altri, hai comunque dei lineamenti più brutti rispetto agli altri, quindi in realtà non sei nato un Adone, voi non avete la benché minima idea di quanto lo stile di vita possa trasformare una persona. Voi non potete lontanamente immaginare quanto lo stile di vita possa trasformare una persona. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che lo stile di vita, in questo caso intendo non solo e soprattutto non tanto l'esercizio fisico quanto l'alimentazione, voi non avete idea di quanto lo stile di vita alimentare possa trasformare una persona. Voi non capite, è un modo di dire naturalmente, la gente in generale non capisce che il cibo è un vero e proprio lifting naturale. Quando si è sovrappeso, ma non solo il sovrappeso, quando si mangia male non si ha solo il sovrappeso messo la pancetta. Voi non immaginate quanto i lineamenti del proprio corpo vadano a essere limati in maniera perfetta e non in maniera innaturale come lo scotch sopra gli occhi tiranti che fanno il botulino. Voi non avete idea di quanto i lineamenti possano cambiare attraverso un'alimentazione impeccabile. La gente, nel momento in cui si ritrova socialmente isolata dal punto di vista sessuale e affettivo, perché
esteticamente brutta, non riesce a capire quanto, al posto di mettersi lì a piangere, al posto di ammazzarsi di smartis, al posto di ammazzarsi di schifezze, non capisce quanto il valorizzare il proprio potenziale e arrivare fino a quanto riesce ad arrivare possa veramente fare la differenza. L'esercizio fisico deve essere la ciliegina sulla torta dello stile di vita. Il 90% della propria salute la si fa con l'alimentazione e con uno stile di vita corretto. L'esercizio fisico è la ciliegina sulla torta che va, forse non il 90%, forse qualcosa di meno, ma l'esercizio fisico è la ciliegina sulla torta che va a dare quel tocco in più. Allora, al posto di star lì a riempirvi di trucco, ciglia finte, protesi al seno, denti di ceramica e tutto lo schifo, per non arrivare poi alla chirurgia plastica di quella esagerata, cercate di valorizzare voi stessi, valorizzandovi attraverso uno stile di vita che andrà a limare i vostri lineamenti come nessun chirurgo potrebbe mai fare. Poi nessuno nega che la chirurgia plastica in alcuni casi abbia assolutamente il suo perché. Nasi irrimediabilmente storti, gobbosi, orecchia sventola. Se uno non si trova bene, ben venga la chirurgia estetica a comunque mettere una pezza in un corpo che deve comunque vivere in una società sempre ed estremamente giudicante. Ma in generale, per tutto il resto, tutta la gente che vedete in giro per strada, brutta, brutta, ma non brutta, abbruttita dallo stile di vita, che senti ripetere all'infinito, no? Ma quella lì è bella di suo, quella lì no, signori. Quelle sono tutte le solite scuse, le solite lamentele per non prendere ancora una volta in mano la propria vita. Vorrei farvi vedere delle mie foto di quando avevo 30 anni, che è stato uno dei periodi peggiori per la mia salute. In soldoni, facevo cagare. Il mio corpo non faceva, la mia faccia e il mio corpo non facevano altro che mostrare esternamente quanto marcio fossi dentro. E allora, poche scuse, al posto di piangervi addosso, alzate il culo e cambiate. Occhi aperti perché il mondo è un postaccio. Avanti così.